Allora, come titolo generale di questo studio, raccogliendo un po' le idee, sulle indicazioni che mi sono state date, ho pensato di dare questo titolo generale, Collaboratori dell'Iddio vivente, è il titolo generale. Però questa sera ci occuperemo di questo tema, e cioè presenta te stesso approvato a Dio, e i punti che vedremo questa sera sono i seguenti: approvazione e prova, tagliare direttamente la parola della verità, i campi della prova, e poi chiuderemo col considerare quattro prove. E domani, Dio volendo, ci occuperemo di questo tema: Cristo ha amato la Chiesa, il tema di cui ci occuperemo domani. La Chiesa come meravigliosa opera di Dio, collaboratori di Dio, unità, crescita, perfezionamento, servizio. E poi esortazioni solenni, i tre non. Ed infine saldi incrollabili, abbondanti. Così partiamo da qui. Presenta te stesso. Approvato, approvato, approvato a Dio, approvato a Dio, presenta te stesso approvato a Lui. Leggiamo in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15, l'Apostolo Paolo esorta, parla al cuore del giovane Timoteo: studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. Un mio caro amico, servo del Signore, per chi verrà al Nicotel Hotel Manfredonia il 31 ottobre per il convegno, lo conoscerà, fratello Fred Colvin. Anni fa mi confidava: sai Davide, qual è la cosa che temo di più? E la cosa che più mi spaventa è quello di deludere Dio nella mia vita. Io non voglio deludere Dio. Voglio essere approvato dinanzi a Lui. Ciò che desidero è essere approvato dinanzi a Lui. Ci sono alcuni verbi qui nel contesto di questo verso di 2 Timoteo 2,15: studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio. E sono i seguenti: fortificati, versetti 1 e 2, sopporta, versetto 3, sempre del capitolo 2, e ricordati. Timoteo, fortificati. Cioè, prendi forza dalla grazia di Cristo. Vivi nella grazia di Cristo, prendi forza da Lui. E se pensi di aver fallito, è perché finora hai confidato nelle tue forze. Quando confido nelle mie forze, allora posso correre il rischio di convincermi di aver fallito. Ma la vita cristiana è una vita che inizia con la grazia di Dio, perché siamo salvati per grazia mediante la fede. Ricorderete Efesini capitolo 2 versetto 8: è per grazia che siamo salvati, siamo stati salvati mediante la fede, e continua con la sua grazia. È una vita che va vissuta nella grazia di Dio. Ricorderete Stefano, è detto di lui, Stefano, il primo martire del cristianesimo, primi capitoli degli Atti degli Apostoli, è detto di lui che era pieno di grazia e di verità, pieno di grazia. L'essere pieno di grazia è qualcosa che appartiene ad ogni credente. Ognuno di noi deve
deve crescere nella grazia. L'Apostolo Pietro chiude la sua seconda lettera scrivendo: e crescete nella grazia di Dio, pieni di grazia e di verità. Tempo fa mi pare che feci qui un esempio dello stuzzicadente, perché ricorda, questo stuzzicadente è fragile, è facile da spezzare, no? È facile da spezzare. La mia vita è così. Io sono come uno stuzzicadente, vulnerabile. Per spezzare uno stuzzicadente non devi fare molta forza. Pollice, indice, medio e l'avrai spezzato, no? Così, senza far forza poi. Però avvicinalo ad una vite e legalo, questo stuzzicadente, a una vite. E poi prova a spezzarlo. Così è la mia vita senza Cristo. Senza fortificarmi in Lui, così sono io. Ma dimorando in Lui e fortificato in Lui, io posso ogni cosa, come continua questo verso, in colui che mi fortifica. Allora, Timoteo, fortificati nella grazia di Dio, versetti 1 e 2. E poi al verso 3, sopporta. Sopporta qualcosa, no? Sopporta ogni cosa. Sopporta ogni cosa. Con la forza di Cristo è possibile sopportare ogni cosa. Ed ecco, Paolo dice, come un soldato. Abbiamo la figura del soldato. Devi sopportare, devi resistere, come un soldato. E poi la figura dell'atleta. Beh, io partecipo ogni anno alla Corrireggio, una specie di maratona, no? Ma non sono molti chilometri, non sono molti chilometri. Allora, però devo dirvi che quando arriva agli ultimi 500 metri, lì devi sopportare. Devi sopportare, devi tenere duro. Qualcuno che è qui presente non ce l'ha fatto, l'ultimo chilometro si è ritirato. Ma per non ritirarti devi poi mettere tutto, ce la devi mettere tutta, devi sopportare, tenere duro per arrivare al traguardo. Devi tenere duro. Allora, come l'atleta, dice Paolo, sopporta. E poi il lavoratore della terra, anche lui deve sopportare. Anche lui deve pazientare, anche lui deve tenere duro. Ecco queste tre figure che Paolo spiega davanti, pone davanti a Timoteo per capire quanto sia importante sopportare. E poi ricordati di cosa? Ricordati di Cristo Gesù risorto dai morti. Perché alcuni la mettevano in dubbio la risurrezione. Chi dicevano la risurrezione dei credenti è già avvenuta, chi metteva in dubbio la risurrezione proprio di Cristo, c'erano tante linee di pensiero all'epoca. E un certo Fileto lì ed Alessandro metteva, la risurrezione è già avvenuta, no? Quindi poveretti noi che siamo rimasti. Poveretti coloro che sono rimasti, no? Però è importante qui per Paolo dire a Timoteo: ricordati di Gesù risorto dai morti, perché la verità della risurrezione di Cristo è la più importante della fede cristiana. È la più importante, perché la risurrezione di Cristo è garanzia della nostra salvezza. È garanzia della nostra salvezza, la sua risurrezione. Ed infatti Paolo scrive ai Corinti: se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. I nostri peccati non sono perdonati, noi saremmo ancora nei nostri peccati, marciti nei nostri peccati, ma Cristo è risorto, ed Egli è risorto, come dirà altrove, per la nostra giustificazione. E noi abbiamo ottenuto il perdono dei peccati perché Lui è risorto dai morti ed è andato a sedere alla destra
della maestà, e vi è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù risorto dai morti, perché Paolo scrive Cristo Gesù uomo, uomo. E quando Paolo scrive, siamo nel 62 dopo Cristo quando scrive questo a Timoteo, Cristo era già morto e risorto dai morti. C'è ora, oggi, dice Paolo, un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, uomo glorificato alla destra del Padre, risorto dai morti. Il verso 7 lo ritengo centrale qui, in questo contesto di 2 Timoteo 2,15. Considera quello che dico, poiché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Quanto abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, amici, ogni giorno di andare a leggere questo versetto. Considera quello che dice il Signore. Considera quello che Egli dice nella Sua parola. E Lui ti darà intelligenza in ogni cosa. Il libro dei Proverbi, al capitolo 2, allora la riflessione veglierà su te. Se tu darai retta alla parola nel contesto, allora la riflessione veglierà su te e l'intelligenza ti proteggerà. Il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Bene, studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. Approvazione e prova. Paolo dice studiati, cioè sforzati, come altri traducono, sforzati. Timoteo, mettici ogni impegno, anzi, mettici il massimo del tuo impegno, e che con ogni diligenza. Ma come? Non ha fatto tutto il Signore? Noi dobbiamo metterci tutto il nostro impegno? Sì, noi dobbiamo metterci tutto il nostro impegno. Lo dice Paolo a Timoteo, ricorderete l'Apostolo Pietro. Il Signore ha fatto tutto questo per noi, 2 Pietro 1, versetti 3 e 4, dal versetto 5, ora da parte vostra, mettendoci ogni impegno, aggiungete. Aggiungete. Ci sono delle caratteristiche che noi dobbiamo aggiungere per la crescita del cristiano, per la nostra crescita, la crescita del carattere cristiano. E allora, Timoteo, per ottenere l'approvazione di Dio, studiati, sforzati, mettici ogni impegno, presentarsi a Dio approvato deve essere l'obiettivo di ogni credente, l'obiettivo di ognuno di noi. Presentarsi a Dio approvato, il nostro impegno giornaliero. Dicono gli esperti di greco biblico che qui l'originale è presentarti davanti a Dio approvato. Presentati davanti a Dio approvato. Il nostro impegno. In altre parole, se volessimo parafrasare quello che stiamo leggendo nella scrittura, Timoteo, lavora coscienziosamente, come chi o come colui che in qualsiasi momento deve essere pronto a sottoporre alla prova il proprio servizio, la propria opera. E allora lavora in questo modo, come se questa sera stessa improvvisamente tu devi essere sottoposto alla prova relativamente al servizio che hai svolto. Che ognuno di noi sia un Samuele al riguardo. Perché leggiamo in Prima Samuele al capitolo 12. Dal verso 1. Allora Samuele disse a tutto Israele,
siccome ora c'è un re in Israele, Samuele, lui fa un passo indietro, lui sa che ora è importante fare un passo indietro. Però nel fare questo passo indietro, cioè, si dimette da giudice, c'è il re, non c'è più ragione che ci sia un giudice in Israele. Lui dice a tutto Israele: ecco, io vi ho ubbidito in tutto quello che mi avete detto e costituito un re su di voi. Ora ecco il re che andrà davanti a voi. Quanto a me, io sono vecchio e canuto e i miei figli sono in mezzo a voi. Io vi ho guidati dalla mia giovinezza fino a questo giorno. Eccomi qui, rendete a mio riguardo la vostra testimonianza in presenza del Signore e in presenza del suo unto. A chi ho preso il bue? A chi ho preso l'asino? Chi ho derubato? Chi ho offeso? Da chi ho accettato regali per chiudere gli occhi sul suo comportamento? Io vi restituirò ogni cosa. Quelli risposero: tu non ci hai derubati, non ci hai maltrattati e non hai preso nulla dalle mani di nessuno. E poi Samuele aggiunge: il Signore è testimone oggi tutto questo. Cioè, Samuele è la persona che può mettersi davanti al popolo, e non un anno, non due, non tre, ma tanti anni, dalla giovinezza ha guidato Israele come giudice, e ora lui è vecchio. Ditemi, fa tremare qui l'irreprensibilità di Samuele, fa tremare la sua irreprensibilità. Il popolo non ha niente da dire, niente da dire. Cioè, fratelli, dobbiamo lavorare, servire il Signore in questo modo, come se oggi fosse l'ultimo giorno, e dobbiamo trovarci lì pronti a rendere conto di come abbiamo lavorato. Stiamo parlando del campo di Dio, stiamo parlando dell'opera di Dio, e come credenti siamo impegnati al lavoro nel suo campo, e poi vedremo più avanti in ogni ambito dove la nostra vita si svolge. Qui è come se leggessimo: analizzati, analizzati ogni giorno, mettiti davanti al Signore e analizzati. Approvato, studiati, sforzati di presentare te stesso approvato, cioè sottoposto alla prova e trovato buono davanti a Dio. Ad esempio, Timoteo deve evitare le dispute, le deve evitare nel contesto. Paolo dice: evita le dispute. Il servo di Dio non deve usare parole per litigare, ma per insegnare la verità. Per questa ragione deve usare le parole il servo di Dio. È scritto altrove: il servo di Dio non deve contendere, non deve contendere, non deve litigare, non deve scontrarsi. Conosco nella mia vita un fratello che è un bravo evangelista, e il Signore si è servito di lui per portare tante anime a lui, ma ho un brutto ricordo di lui. Però è litigioso, facilmente litiga, un niente e litiga. Ci vuole un niente per farlo litigare. Tra credenti, il servo di Dio non deve contendere, non deve litigare. Le sue parole devono essere usate per insegnare la parola di Dio, per insegnare la verità. Non deve fare in modo di cercarsi l'approvazione degli uomini. Ieri ricordavo un fratello, no, l'altro giorno, stavamo parlando io e lui in macchina, lui voleva dei chiarimenti su alcune cose, e io dicevo: fratello,
mi dispiace, io sono venuto a casa tua, ho detto la verità, ho detto la verità. Il problema è con sua moglie. Sarò diventato nemico di tua moglie ora. Ho calcolato questo prezzo. L'Apostolo Paolo dice ai Galati: sono diventato vostro nemico per avervi detto la verità. Sono diventato vostro nemico per avervi detto la verità. E allora l'approvazione di Dio. Qui Paolo non vuol dire infischiatene degli uomini, ma calcola il prezzo. Calcola il prezzo. Spesso capiterà che per avere l'approvazione di Dio, per essere approvato da Dio, non sarai approvato dagli uomini. È possibile. Calcola questo prezzo. Calcolalo. Nel contesto di questa lettera e dall'insegnamento di Gesù, sappiamo che coloro che cercano a tutti i costi l'approvazione degli uomini sono i falsi dottori che si presentano, i falsi dottori che si presentano in vesti dorate, i falsi profeti che si presentano in vesti dorate, sono i venditori di eresie. Loro amano il numero, amano l'approvazione degli uomini. E poi, per dirla con Gesù, i farisei cercavano l'approvazione degli uomini. E se voi volete essere approvato dagli uomini, dice Gesù ai discepoli, se voi volete la lode degli uomini, questo è quello che vi rimane. Non sarete differenti dai farisei, loro amano essere lodati dagli uomini, ma tu cerca l'approvazione di Dio. E poi è scritto da qualche parte nel libro dei Proverbi, e ci sono le promesse di Dio a riguardo. Non ricordo se Proverbi o Salmi, mi pare, no, nei Salmi deve essere questo verso, non mi viene la citazione, però il verso lo ricordo a memoria. Quando Dio gradisce le vie di un uomo, gli riconcilia anche i nemici. È Dio che glieli riconcilia anche i nemici, quando lui gradisce le vie di un uomo. E allora, quale approvazione dobbiamo cercare? L'approvazione di Dio nel nostro servizio. Timoteo ha la responsabilità di predicare l'Evangelo di Cristo. Dunque, la condizione essenziale per essere approvato dal Signore è che lui deve distribuire come si deve la verità. La verità la deve insegnare come si deve, distribuire, poi vedremo tagliarla rettamente, come si deve, ai non credenti per la loro salvezza, ai credenti per la loro edificazione. Presto o tardi nella tua vita, Dio ti proverà. Presto o tardi lui ti proverà. Così dobbiamo studiarci, fratelli cari, di essere approvati da Dio. Lui ti proverà, lui ti metterà alla prova per vedere che stoffa sei. Il tempo della prova è la nostra vita qua giù. Quali sono gli ambienti della prova? Dove il Signore ci prova? Io ne cito tre. La famiglia, il lavoro, la chiesa. La famiglia, il lavoro, la chiesa. La famiglia non è, siamo fra di noi e in famiglia mi comporto come voglio, faccio come voglio. No, prima di tutto nella famiglia il Signore ti mette alla prova. Come guidi la tua famiglia? Come pensi di guidarla? Come pensi di essere il capo famiglia? Come pensi di allevare i tuoi figli? Come pensi di portare avanti la tua famiglia? Cosa hai capito
di questo dono che io ti ho dato, là, di avere una moglie, di avere un marito, di avere dei figli. È lì il campo della prova. E non dimentico mai un mio amico, quando uno degli anziani della sua chiesa, siccome questo servo del Signore doveva essere raccomandato come missionario all'estero, e lui volle scambiare quattro chiacchiere con sua moglie, questo anziano della chiesa. Dice: da chi posso sapere come lui è veramente? Qual è la persona che più lo conosce? Più lo conosce la moglie. Se riesco a far parlare lei. E la moglie di questo servo del Signore arrivò ad un certo punto e disse a questo fratello anziano: sai una cosa, su mio marito da dire questo. In casa, la sua spiritualità mi impressiona. Io sono impressionata dalla sua spiritualità. È lì, nella famiglia. E poi sul lavoro, non possiamo dividere la vita cristiana, non la possiamo dividere in compartimenti stagno. Sono credente qua e poi là mi comporto come voglio. Sono credente ovunque, perché il Signore, studiavamo ieri con una coppia, il Signore è il Signore ovunque. E il Signore ti vuole approvato nella tua intera vita, e così ti deve provare nei vari ambiti: sul lavoro, come ti comporti, nella chiesa. E poi in tante cose il Signore può metterti alla prova. Si parlava anni fa in un seminario con il fratello William McDonald, chiese un giovane, lui stava parlando della prova, il Signore che ti mette alla prova. E questo giovane disse: va bene, i credenti, fratello William, i nostri fratelli nell'est europeo, allora era ancora vietato, no? Nell'est europeo c'era ancora la cortina di ferro, no? Sono provati i credenti, e lì la fede viene messa alla prova, ma in Italia, dove abbiamo tutto, non ci manca niente, io ho un lavoro, ho uno stipendio, ho una famiglia, come può il Signore provare la mia fede? Come può il Signore mettermi alla prova in queste condizioni? E allora fratello William McDonald, non dimenticherò mai, tira fuori il portafoglio e dice: il Signore può metterti alla prova attraverso questo affare qui, ti farà guadagnare tanti soldi, permetterà che tu faccia soldi, e poi starà ad osservare come tu amministri il tuo denaro, come lo amministri. Lui ti benedirà attraverso un buon guadagno abbondante, tu arricchisci, e poi vediamo come amministri il denaro, ti metterà alla prova attraverso questo affare qui. E poi continuò dicendo: la vita di tanti credenti ho visto negli Stati Uniti rovinata dai soldi, quando avevano giusto quello di che mettere a tavola, di che mangiare, erano fedeli. Una volta arricchiti, si sono allontanati da Dio. Dio ti proverà, prima o poi Dio ti metterà alla prova. Perciò l'approvazione può dirsi tale quando scaturisce dalla prova. Ho detto gli ambiti della prova, quali possono essere. Paolo continua: studiati di essere approvato, non confuso. In realtà dirà operaio che non abbia ad essere confuso, però vediamo prima qui, non confuso. La persona confusa di solito diventa ambigua, incoerente, disordinata. Presto o tardi la persona confusa dovrà ritirarsi per la vergogna. L'Apostolo Paolo,
qui dice a Timoteo, non sia mai detto che l'uomo di Dio debba ritirarsi dalla vergogna. Non sia mai detto che l'uomo di Dio debba avere di che vergognarsi. Debba avere di che vergognarsi. Vedete, fratelli, non è la nostra incapacità causa di vergogna, bensì la nostra capacità non messa in atto, non messa all'opera. Voglio ritornare su Seconda Pietro, perché è veramente illuminante quello che dice Pietro qui. Ho già citato Seconda Pietro capitolo 1. Vedete il versetto 3. 1, versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. E poi ricordate, dicevo poc'anzi, voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete. Nel verso 3, in modo particolare, Paolo ci dice, Pietro ci dice, non c'è niente che tu non abbia ricevuto. Con la conversione a Cristo, dal momento in cui sei stato reso partecipe, addirittura partecipe della natura divina, non sta dicendo qui Pietro tu sei diventato un semidio, ma la natura divina, lo Spirito Santo di Dio, che è Dio stesso, abita in te. Lui è in te, tu sei in Lui, sei partecipe della natura divina in questo senso, no? Non c'è niente che tu non abbia ricevuto. Dio ti ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Ti ha donato tutto ciò che è necessario per vivere una vita che sia da Lui approvata. Una vita secondo Lui, una vita secondo Dio, tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, cioè una vita secondo Dio. Vivere una vita secondo la sua volontà. Ecco, dicevo, non è la nostra incapacità causa di vergogna, ma la capacità, abbiamo la capacità, ma non viene messa in atto, non viene messa all'opera. E Paolo dice operaio, perché Timoteo è servo e i servi del Signore sono degli operai. Sono degli operai. Io ricordo, ero bambino negli anni 60 e quando in famiglia o nella mia assemblea a Manfredonia, in via Bozzillo, si parlava di qualche servitore del Signore a pieno tempo, si diceva allora operaio del Signore. Lui è un operaio del Signore. Il servo del Signore, il missionario, il credente, ogni credente è servo del Signore, ognuno di noi siamo servi del Signore, siamo suoi operai, operaio che non abbia ad avere di che vergognarsi, operaio perché pronto a rendere conto del suo operato, pronto come Samuele, pronto a rendere conto del suo operato. Che tagli rettamente, tagliare rettamente, vuol dire qui tagliare diritto, è stato spiegato questo tagliare rettamente in tanti modi, alcuni vi hanno ravvisato qui l'allusione all'amputazione di tutto ciò che è falso, tutto ciò che è estraneo, cioè alla verità. Altri vi hanno scorto qui un'allusione
al taglio delle pietre nelle cave. Paolo vuole, no, mettere davanti questa immagine del tagliare in modo, no, diritto le pietre nelle cave, o al fendere la terra come fa l'aratro che fende la terra, o al camminare diritto, diritto per la via. Altri ancora hanno commentato qui dicendo Paolo vuole significare qui adoperare il filo tagliente, veniva usato per tagliare le pietre, il filo tagliente. Allora, tagliare in modo preciso la verità, senza scostarti minimamente, millimetricamente, né a destra e né a sinistra. Cioè Paolo dice a Timoteo, mantieniti in riga, mantieniti in riga. Mantenersi in riga dovrebbe essere la prima qualità del credente, quello di mantenersi in riga. I falsi dottori, i falsi profeti, no? Non tagliano rettamente la parola, non si mantengono in riga. Essi cercano l'approvazione degli uomini, e per ricevere l'approvazione degli uomini, c'era un titolo di teologia che rendeva così il senso in quel capitolo di un libro di teologia: addomesticare la verità. A volte noi siamo tendenti ad addomesticare la verità. La verità biblica non va domesticata, ma va presentata così com'è. Se non ha bisogno di essere manipolata, domesticata, ma dobbiamo presentarla così com'è. Il Signore usava esprimersi in parabole, in immagini, similitudini, va benissimo, ma la verità è quella e non va cambiata, non va domesticata. Cercano l'approvazione degli uomini e non di piacere al Signore coloro che addomesticano la verità. Tagliare ha lo stesso significato che ha l'azione compiuta da un operaio che taglia la pietra o il mattone e deve tagliarla dritta, altrimenti non potrà affiancare l'una all'altra. Se queste pietre non vengono, mattoni, non vengono tagliati dritti, non possono essere poi affiancati o messi l'uno sull'altro. È importante allora tagliarli in modo diritto, preciso. Se non taglia direttamente, difficilmente potrà usare queste pietre, questi mattoni, l'operaio che sta lì a tagliare, lo scalpellino, no? Colui che fa questo lavoro. Perciò tagliare direttamente bisogna, per tagliare direttamente dobbiamo ben esaminare l'oggetto da tagliare, studiarlo questo oggetto da tagliare. Cioè, per tagliare direttamente la parola della verità, noi dobbiamo investigare la parola, studiare la parola. Il taglio non diritto mira a distorcere la parola della verità. Non tiene conto della scrittura che è tutta divinamente ispirata. Allora abbiamo bisogno di fare attenzione, fratelli e sorelle, guardarci dal torcere il significato della verità. Non è sufficiente leggere in qualche modo la Bibbia, leggere qua e là la Bibbia per apprendere un po' del suo insegnamento. Bisogna tener conto di tutta la parola di Dio. Bisogna tener conto del contesto immediato, ad esempio, di un brano, e del contesto più ampio del brano. E ciò significa fare un passo avanti, e cioè
adentrarci. E quando ci addentriamo nella parola di Dio, che possiamo vedere le bellezze della parola di Dio, che possiamo assaporare la parola del Signore, che possiamo conoscerla e possiamo allora tagliarla direttamente. Non so se avete mai notato, no? Una cattedrale, sono quelle cattedrali che hanno i vetri, le finestre colorate. Da fuori tu vedi dei colori, che ne so, giallo, verde, rosso, ma non ti dicono niente quei colori. Non ti dicono niente. Tu guardi da fuori sta cattedrale, quelle finestre, vedi quei colori, non ti dicono niente. Ma entra poi lì e c'è la luce che attraversa quelle finestre. È qualcosa di bello poi all'interno. Lì puoi ammirare i colori variegati dei vetri di quelle finestre. Quando tu entri nella cattedrale, dobbiamo addentrarci nella parola del Signore per mirare le sue bellezze, per conoscere la parola del Signore. Non bisogna prendere un verso qua e là e portarceli a passeggio. Prendiamo dei versetti, vogliamo affrontare questo argomento, prendiamo un versetto qua, un versetto qua, un versetto là e poi ce lo portiamo a passeggio. Notate, il salmista dice, Salmo 159-160, la somma della tua parola è verità. La somma della tua parola è verità. Non un versetto. Non un versetto isolato dal contesto. Questa è l'opera degli eretici. Ho avuto spesso modo di parlare con venditori di false dottrine. Il loro lavoro è quello: prendo un versetto qua, un versetto là, mezzo versetto qua e mezzo versetto là, e dico, ecco cosa dice la Bibbia, escludendo tutto il contesto. E coloro che hanno venduto eresie durante i 2000 anni di storia del cristianesimo, e questo è il lavoro che hanno sempre fatto. Ma ricorderete Paolo e Barnaba, o Paolo e Sila, arrivati in una città, andavano, cosa facevano? Andavano nelle sinagoghe e con ragionamenti dalle scritture, dimostravano che Gesù è il Cristo. Le scritture veterotestamentarie, no? Perché non c'era ancora il Nuovo Testamento. Con ragionamenti dalle scritture. Cosa fece Gesù? Come insegnò ai discepoli sulla via d'Emmaus? No? Li fece passeggiare nelle scritture. Non ardeva il nostro cuore quando lui ci spiegava le scritture. Le scritture. Gesù trattò Mosè, i profeti, gli scritti, no? I libri poetici erano gli scritti. Ardeva il nostro cuore quando egli ci spiegava le scritture, tutta la scrittura, la somma della tua parola è verità. Ecco, allora abbiamo bisogno di addentrarci nelle scritture. Calvino e Diodati, Paolo dirà, io vi ho trasmesso tutto il consiglio di Dio. Tutto il consiglio di Dio, dirà agli anziani di Efeso. Dicevo, Calvino e Diodati vi scorgono in questo tagliare rettamente la verità l'immagine del padre di famiglia o dell'economo che distribuisce con giustizia e saggezza il cibo ai suoi figli, ai suoi conservi. Distribuisce il cibo con saggezza e con giustizia. Timoteo si trovava ad Efeso e doveva nutrire della verità i credenti, doveva annunziare la verità, non doveva pascere i credenti di favole, ma doveva distribuire la verità nella sua purezza e con il discernimento che la sa adattare ai bisogni di ogni credente. E ora, avviandoci alla conclusione, quattro prove. Abbiamo letto in
Timoteo, in Seconda Timoteo 2,15, abbiamo letto che Timoteo deve studiarsi di essere un operaio approvato, approvato dinanzi a Dio. Studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso e che tagli rettamente la parola della verità. Quattro prove. La prova della fede. Nelle sofferenze, Pietro dirà: fratelli, non vi meravigliate delle sofferenze che ci sono in mezzo a voi. Non vi sta avvenendo niente di strano. Nelle sofferenze, la prova della fede. Leggiamo 1 Pietro 1, 6, 7. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Il Signore prova i suoi anche attraverso le sofferenze. Anche attraverso le sofferenze lui può mettere alla prova i suoi. È possibile. La Scrittura lo dice. La Scrittura lo dice. Romani 8:28. Qui abbiamo qualcosa di molto bello in questo testo. Romani 8. Paolo dice: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ma com'è possibile che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio? Com'è possibile che tutte le cose cooperano al bene? Uno può dire: ma io sto attraversando dei momenti terribili, delle sofferenze, dei problemi a non finire. Non stiamo vivendo un attimo di pace, di tranquillità. Attacchi a destra, da destra e da sinistra arrivano continuamente. Non è proprio un momento bello che io sto attraversando nella mia vita, tu puoi dire. Com'è possibile che questo possa cooperare al mio bene? Com'è possibile che Dio faccia cooperare al bene tutto quello che io sto attraversando? Eppure il testo dice: tutte le cose cooperano al bene. Tutte le cose cooperano al bene. Oppure tutte le cose, meglio qui, Dio, perché è Lui che interviene. Tutte le cose, non in modo spontaneo, così, naturale, cooperano al bene, ma tutte le cose Dio le fa cooperare al bene. Anche quei momenti difficili che tu stai attraversando, anche forse quelle sofferenze che tu stai attraversando, i problemi nei quali ti trovi immerso, di vario genere. Dio è sovrano, Dio è onnisciente. Dio onnipotente, Dio sa, Dio conosce. Com'è possibile che Dio faccia cooperare al bene tutto questo? Notate, verso 29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Essere conformi all'immagine del Figlio suo. Dio sta lavorando nella tua vita per renderti sempre più simile al suo figlio,
perché a questo ti ha predestinato, ad essere conforme all'immagine del figlio suo. Ecco allora che tutte le cose, anche quelle cose che tu reputi cattive che stanno avvenendo nella tua vita, Dio le fa cooperare al bene. Dio ti sta modellando, Dio ti sta lavorando. E per lavorare Mosè dovette tenerlo 40 anni nel deserto. E per insegnare delle lezioni ad altri suoi uomini e servi, Dio gli ha fatto passare dei momenti, attraversare dei momenti difficili. Ma li ha modellati secondo il suo modello. Il suo modello. Li ha modellati ad immagine del suo figlio Gesù Cristo. E allora la prova nelle sofferenze. La prova nella preghiera è quella che ribadisce: Signore, io so, perché crede fermamente che ogni cosa è possibile a Dio e che ogni cosa è possibile a chi crede. È quella fede che si abbandona. È la fede che, di chi sa chiedere nella volontà di Dio. È la fede di chi conosce il Signore. È una fede intelligente, una fede consapevole. Allora la prova nella preghiera è questa fede, cioè, se riuscissi a toccare il lembo della sua veste, sarei guarito. È questa fede, Signore, di una parola e il mio servo sarà guarito. Non c'è bisogno che vieni a casa mia, non sono degno che tu entri in casa mia, ma di una parola. È questa fede, quella che ringrazia prima ancora di ricevere. Padre, ti ringrazio che tu mi hai già ascoltato davanti alla tomba di Lazzaro, ricordate? È questa fede. Allora la prova nella preghiera della fede, ed è la preghiera della fede, dirà Giacomo, che guarirà il malato. È la preghiera della fede. Davanti alle richieste divine, la prova davanti alle richieste divine, e c'è un'unica strada per superare la prova davanti alle richieste divine. E quella strada è l'ubbidienza. E Abramo scelse quella strada. Ricordate Abramo, ci fu una richiesta divina e una richiesta che dava di irrazionalità. Una richiesta che dava di assurdo. È assurdo. Come mi dai un figlio secondo la tua promessa? Allora avevo ragione a pensare che era Ismaele il figlio della promessa. Avevo ragione quando io ti dissi: di grazia viva Israele al tuo cospetto, Signore, mentre tu mi dicevi che avrei avuto un figlio da Sara. E allora avevo ragione. Quale fu la strada che scelse Abramo davanti a una richiesta irrazionale, assurda? L'ubbidienza. Perché? Perché credeva nella promessa. La promessa era che da Isacco, e non da Ismaele, ma da Isacco, l'ubbidienza anche a una richiesta irrazionale, assurda. Perché credeva che Dio non era venuto meno nella promessa. Ricordate la lettera agli ebrei? Abramo si era incollato alla promessa, è incollato alla promessa che era Isacco, andò avanti, ubbidì, pronto anche ad uccidere suo figlio sull'altare. Ma anche lì continuava a credere. Anche quando Isacco stava sull'altare, lui continuava a credere, ci dice la lettera agli ebrei. La prova
delle opere, la prova delle opere. Vuoi essere approvato da Dio? E Dio ti mette alla prova. C'è la prova delle opere. Ricordate Efesini 2:10? Cosa dice Efesini 2:10? Al verso 8 che ho citato all'inizio, siamo salvati per grazia, mediante la fede. E poi non è per opere, ma il versetto 10, Dio ha preparato per noi delle opere affinché le pratichiamo. E il Signore Gesù dirà ad una chiesa in Apocalisse capitolo 3, Apocalisse 3, verso 2. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ha preparato delle opere per noi affinché le pratichiamo. A questi credenti, credenti dei sardi, fu detto da Gesù: non ho trovato compiute le opere. Quali opere? Quello che Dio ha preparato per noi affinché le pratichiamo. La Chiesa, cari fratelli e sorelle, è vista come edificio, è vista ancora come corpo, corpo vivente, no? Organismo vivente è la Chiesa, membra l'uno dell'altro, e Cristo è il capo del corpo che è la Chiesa. È l'opera che prima di tutto il Signore richiede a ciascun credente, è il contributo che ciascuno deve portare all'edificazione del corpo. Ogni credente è impegnato, deve essere impegnato per l'edificazione del corpo. È inutile operare nell'estremità della terra se non abbiamo operato all'interno del corpo. Il Signore prepara per noi delle opere, opere da compiere per il bene comune dei santi, per l'edificazione del corpo, per il ministerio. La Chiesa deve ricevere edificazione e deve crescere grazie al tuo servizio, grazie al mio servizio nella mia Chiesa, al tuo servizio qui. Le membra del corpo devono ricevere edificazione e crescere per il bene dell'intero corpo, dice l'Apostolo Paolo. Prima Corinzi 3:12. L'Apostolo parla di legno, di fieno, di stoppia, parla di pietre preziose, argento, oro. E il fuoco nel giorno di Cristo farà la prova poi di quello che stiamo, no? Di come stiamo costruendo oggi. Il fuoco nel giorno di Cristo, davanti al tribunale di Cristo, non il fuoco di Apocalisse 20, non il giudizio, ma il tribunale di Cristo. Il fuoco farà la prova. Come stai costruendo oggi? Quali sono gli elementi che usi? Legno? Fieno? Stoppia? Oppure argento, oro, pietre preziose? Se tu ti attieni alle opere che Dio prepara per te e cerchi quindi la sua volontà ogni giorno, Signore, voglio operare secondo te. Fammi conoscere oggi le opere che tu vuoi che io pratichi per te. E allora starai costruendo con pietre preziose, argento, oro. Se invece fai quello che ti viene in testa, oggi mi viene di fare così, non do ascolto a nessuno, domani voglio fare questo, domani faccio quest'altro, allora tu stai lavorando con legno, fieno, stoppia, che brucerà, brucerà nel giorno di Cristo, non avanzerà niente lì. La prova dei cuori, non abbiamo il tempo di farlo, però potete leggere poi per conto vostro Prima Corinzi 3, 12 e i versi successivi. La prova dei cuori. Paolo affermava di essere stato approvato da Dio, che lo aveva stimato degno. Ma
Notate, questo servo di Dio poteva dire di se stesso che era approvato da Dio. Prima Tessalonicesi 2:4. Dio lo pose al ministerio perché l'aveva stimato degno della sua fiducia e gli aveva dato la grazia di poterlo servire. Prima Timoteo 1:12, per chi prende appunti, e Romani 15:15-16. Dio aveva provato il cuore dell'apostolo Paolo e non l'aveva trovato diviso. È possibile che dei cuori siano divisi invece. Anche credenti, nati di nuovo, salvati per l'eternità, ma hanno un cuore diviso. Un cuore diviso. Dio aveva trovato intero il cuore dell'apostolo Paolo per lui. Notate, Filippesi 1:20. Leggiamo questo verso, Filippesi 1:20. Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Mi fanno tremare quelle parole, di non aver da vergognarmi di nulla. Operaio che non abbia ad essere confuso, che non abbia di che vergognarsi. Ma ora, come sempre, cioè come sempre è stato nella mia vita, Cristo sarà magnificato nella mia vita, sia con la vita che con la morte. Come sono i nostri cuori? Dov'è il nostro tesoro? I nostri cuori sono divisi? Ricordiamo, prima o poi Dio pesa il tuo cuore. Dio pesa i nostri cuori. Prima o poi lo farà. Quello di pesare i nostri cuori. Per conoscere ciò che vi è dentro. Lui conosce già. Però la scrittura si esprime così, che Dio pesa i cuori. A un certo punto gli pesa. Notate. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Proverbi 16:2. Tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, ma il Signore pesa i cuori. A me, beh, ma che cosa c'è di male? Io faccio questo, io faccio quest'altro nella chiesa, ma io non faccio. Tante volte facciamo ciò che ci piace, non ciò che è utile al corpo. Non ciò che è utile agli altri, per l'edificazione del corpo, dice la scrittura, ma ciò che ci passa per la mente. Tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, cosa, ho fatto una cosa buona, ma il Signore pesa i cuori. Colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E allora non facciamo le cose nella prospettiva di come vedono gli uomini, ma di come vede Dio, di come vede Dio. Proverbi 24:12 e l'altro verso è Proverbi 21:2. E infine chiudo qui la prova dell'amore, la prova dell'amore. Allora abbiamo visto, fratelli e sorelle, la prova della fede, la prova delle opere, la prova dei cuori, la prova dell'amore. Amore verso il Signore, e questo amore si dimostra con ubbidienza, odiando il male e amando i fratelli. Fino a che punto? Prima Giovanni 3:16, lo possiamo mettere in parallelo con Giovanni 3:16. Giovanni 3:16 dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, ricordate, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Prima Giovanni 3:16, noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che egli ha dato, diede la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ecco, dicevo, puoi metterli in parallelo. Dio ha fatto questo dando il suo figlio per te. Tu adesso, sulla base, sull'esempio di quell'amore, devi dare te stesso per gli altri, la prova dell'amore. Superando le prove,
saremo da Lui approvati. Saremo da Lui approvati. Io mi fermo qui per questa sera. Scusate se mi sono profuso per il tempo di circa un'ora. E ho voluto concludere questa prima parte, così domani mattina, che sarà più breve la seconda parte, ci occuperemo di Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.